L'Istituto Comprensivo Statale Gemelli insieme all'amministrazione comunale di Leporano hanno dato vita ad un convegno intitolato Stop al bullismo, un triste fenomeno che purtroppo si sta diffondendo nei giorni nostri. È un fenomeno certamente da bloccare, da fermare, ma bisogna comprendere anche le ragioni purtroppo che determinano certi episodi davvero raccapriccianti, e quindi è opportuno anche fare un'analisi a tutto tondo che coinvolga gli aspetti psicologici, gli aspetti sociali e che veda anche le risposte delle forze dell'ordine, in che modo, per così dire, tecnicamente si può contrastare il fenomeno. L'iniziativa di oggi rientra fra le manifestazioni alle quali l'amministrazione ci tiene tantissimo. Il fenomeno del bullismo che noi dobbiamo comunque debellare e tenere fuori dalla nostra comunità, perché la nostra comunità è forte, è improntata ai valori del rispetto, della buona educazione, e quindi questi aspetti, questi fenomeni non devono appartenerci, non ci apparteneranno mai. Quando la nostra dirigente scolastica, la dottoressa De Punzio, ci ha chiamato per poter organizzare questo convegno, siamo stati ben lieti di accogliere l'iniziativa. Noi ci siamo messi a disposizione come amministrazione, abbiamo considerato proprio questa opportunità di organizzarla, abbiamo anche coinvolto sia il nostro sacerdote Monsignor Pasquale Morelli, che è intervenuto con due relatori, uno psicologo e un avvocato, gente di grande spessore che hanno affrontato il tema del bullismo in una cornice veramente a 360 gradi. La cosa fondamentale qual è? Per far sì che questo fenomeno si debelli, l'educazione deve partire anche dalle famiglie. La scuola fa il suo iter, ma anche nelle famiglie c'è bisogno portare avanti, guidare questi ragazzi. Il bullismo sappiamo che è un fattore ripetitivo, quando soprattutto nelle scuole vengono presi di mira dei giovani, dei ragazzi, questi qua si chiudono in un mutismo totale. Noi invece, attraverso le associazioni, l'associazione Arcobaleno, l'associazione Soliranza e altro, abbiamo anche attivato dei progetti di inclusione sociale attraverso delle semplici manifestazioni, quello dei biscotti fatti in casa. Hanno realizzato tanti di quei progetti che attraverso la semplicità abbiamo condiviso questo progetto proprio per includere i ragazzi, e abbiamo visto che tutti insieme si sono divertiti e si sono confrontati. Noi in quanto amministrazione comunale, in maniera sinergica con la scuola, ci siamo attivati attraverso le associazioni ad alcuni progetti, proprio per sopperire ed evitare la dispersione scolastica, attraverso il progetto del campus estivi, in concomitanza sempre attività musicali, attività didattiche. Io vorrei trattenermi un attimino per quanto sul tema proprio del bullismo. Il tema si sofferma soprattutto su tre elementi fondamentali, quali sono la scuola in quanto dirigente scolastica, preside, docenti, l'amministrazione comunale e la famiglia soprattutto. La famiglia deve avere un ruolo fondamentale, perché è proprio lei l'elemento fondamentale, deve cercare proprio di risolvere alcune problematiche, quali ad esempio anche il fatto dei social network o le chat, quelle private, dove il bambino proprio si scontra parecchio con queste cose, e quindi il genitore nel momento in cui, anche in maniera nascosta, deve cercare di vedere il problema e interrompere questi tipi di chat. Assessore Amorosi, il vice sindaco Lotta sottolineava l'aspetto della inclusione sociale, rendere questi ragazzi sempre più impegnati anche attraverso i campus estivi, e quindi, come dire, non lasciarli soli. Ecco, noi siamo, come servizi sociali, siamo attenti proprio su
per quanto riguarda i bambini, per aggregarli, per tenerli insieme, per socializzare. E abbiamo pensato quest'estate di organizzare un campus estivo per i bambini, giù a Gandoli, sulla litoranea. Un ruolo fondamentale è quello svolto dai genitori che ovviamente devono esercitare un'azione di controllo, per così dire, nei riguardi dei propri figlioli. Sì, noi come servizi sociali contiamo molto sui genitori per il controllo sui figli, perché a volte i genitori pensano che i figli hanno tutto, siano felici, mentre invece c'è quel punto nero che a volte i bambini chiedono aiuto ai genitori, ma noi non ce ne accorgiamo. Allora dobbiamo essere noi attenti quando il figlio ha bisogno di noi per essere più vicini. Abbiamo fortemente voluto questo convegno sul bullismo perché la riteniamo una emergenza educativa. È stato un esempio positivo di sinergia nel territorio a titolo assolutamente gratuito. L'amministrazione comunale ha dato la massima disponibilità, sia come disponibilità per il luogo, sia come disponibilità per i servizi. Lo stesso le associazioni presenti nel territorio e anche gli esperti che relazioneranno oggi, che sono venuti a titolo completamente gratuito. È un modo, è un modello di intervento che noi ci prefiggiamo di continuare ancora, perché coinvolge interamente il territorio, quindi la scuola e l'amministrazione comunale, che affrontano un argomento importante e camminano insieme cercando di risolverlo nella maniera più trasparente, più corretta possibile, coinvolgendo il territorio nel complesso, perché è presente anche il parroco stamattina, le altre agenzie educative e le altre forze positive tipo i carabinieri o il comando dei vigili. E questo è, secondo il nostro modello di intervento, un corretto modo di interpretare in questo momento particolare come dobbiamo agire nei confronti di un territorio, qual è quello di Leporano, che merita davvero tanta attenzione. Questo fenomeno affonda le radici in una situazione chiaramente di disagio giovanile che deriva dalla immaturità della persona, perché chi è bullo in realtà, dietro quella scorza di durezza o di sicurezza, no? Che paventa a motivo della violenza, no? Che utilizza psicologica o addirittura anche pratica, no? Nei confronti degli altri, in realtà nasconde le sue paure, le sue incertezze, le sue insicurezze. Spesso dietro questi fenomeni vi sono anche i disagi familiari, incapacità da parte degli enti educativi, no? Di saper interagire con i confronti di questi ragazzi e di saperli anche ascoltare, capire, comprendere e aiutare. È un fenomeno da non sottovalutare, perché il bullo non va isolato ma va piuttosto aiutato. L'aiuto consiste nel comprenderne le motivazioni del suo comportamento e di reinserimento poi nella società in maniera sana ed equilibrata. Per questo motivo penso che gli enti educativi, quali possono essere appunto la parrocchia con le sue varie attività, la scuola ovviamente, che è un luogo molto importante dove il ragazzo vive gran parte della sua esperienza formativa, come anche le famiglie, devono interagire tra di loro per cercare di capire, comprendere e risolvere ovviamente questa problematica, perché non dobbiamo isolarci dalla società, non dobbiamo chiuderci alla società avendone paura, ma dobbiamo essere protagonisti della società, riappropriarci del nostro territorio, riappropriarci delle nostre possibilità di vita e creare dei buoni, sani rapporti di amicizia che possano in qual modo, ecco, qualificare anche il nostro vissuto e quello dei nostri ragazzi. Il nostro progetto è stato finalizzato appunto a quello di condividere con i ragazzi, a dare la nostra collaborazione, a fare un progetto semplice, cioè impastando dei biscotti che loro hanno accolto in un modo fantastico, quindi hanno condiviso tutto, cioè dagli ingredienti all'impasto, alle teglie, e questo è una bella positività da parte nostra come associazione, ma anche da parte dei ragazzi, perché
insomma questi ragazzi vanno stimolati appunto a non farli anche isolare, perché purtroppo con la nuova tecnologia, con WhatsApp, con loro non tendono, cioè non aspettano altro che isolarsi, che mettersi da parte, invece così hanno dimostrato di condividere con i loro compagni un progetto semplice, e quindi si parte dalla semplicità per poi ottenere dei grandi risultati. È stata una bellissima esperienza, pensiamo di poterla continuare e in collaborazione con la scuola. Oggi abbiamo affrontato il problema dei social network, soprattutto dei rischi che sono connessi all'uso improprio delle nuove tecnologie, soprattutto Facebook, Twitter, WhatsApp. E abbiamo cercato di sensibilizzare i ragazzi soprattutto per quanto riguarda i loro diritti e metterli sulla buona strada, facendo attenzione a quello che postano e alle amicizie che possono intrattenere con persone che non conoscono, anche perché bisogna ricordare che tutto quello che viene postato in rete rimane per sempre e di esso si perde il controllo. Quindi un invito a essere responsabili e ad avere la massima attenzione nell'utilizzo di queste tecnologie, anche e soprattutto in sinergia con le istituzioni scolastiche e con le famiglie d'origine. Oggi abbiamo presentato qui a Leporano un intervento volto a sensibilizzare i ragazzi sui fenomeni del cyberbullismo e del sexting che stanno dilagando tra i giovani e tra i banchi, per prevenire appunto dei comportamenti che possono essere offensivi e dare una dritta ai ragazzi su come comportarsi sia nel caso in cui si trovino ad essere vittime di cyberbullismo, sia nel caso in cui possano essere invece protagonisti e quindi colpevoli di questi reati, e soprattutto stimolarli a interpellare degli adulti, a denunciare, a segnalare, nella speranza che tutti questi interventi possano davvero essere da stimolo per le nuove generazioni. In questa giornata ci ritroviamo in questa bellissima location dove i famiglie, alunni, scuole, istituzioni, chiesa e noi della polizia ci ritroviamo tutti uniti in un unico progetto, in un unico finale, quello di poter finalmente educare i ragazzi a un utilizzo corretto del web, perché per loro è sicuramente diventato un elemento indispensabile e lo sarà sempre di più, scusate, lo sarà sempre di più anche per il futuro. Però sapere come utilizzare questo strumento, prevenire eventuali situazioni pericolose che possano far trovare l'utente in situazioni di reato perseguibili appunto dalla legge è una cosa importante, e anche i genitori possono essere finalmente informati di quelli che possono essere i pericoli per loro, per i loro figli, e quindi poter tutti lavorare in un unico indirizzo ma con un unico obiettivo: utilizzare questi strumenti di comunicazione nel miglior modo possibile e nella serenità di tutti quanti.